problema ha quello? Fatelo per la nazione! Cosa? Se non volete avere figliali per voi stessi, vi sta bene. Fatelo per la nazione. Fatelo per l'America. Ho attraversato tante città, tante piccole città. E hanno tutte due cose in comune. Un tribunale e una chiesa. In cima alla chiesa c'è una croce e in cima al tribunale c'è una bandiera. Bandiere, croci, croci, bandiere. Mentre ero in viaggio non facevo altro che pensare a questo incredibile ristorante e anche a rischio di sembrare blasfemo, perdonatemi, quegli archi hanno molto in comune con tribunali e chiese. Un edificio con una croce in cima, che cos'è? Un luogo dove gente onesta e rispettabile si ritrova per condividere valori, protetti da quella bandiera americana. Si potrebbe dire che quel bellissimo edificio ornato da quegli archi rappresenti più o meno la stessa cosa. Non dice soltanto deliziosi hamburger all'interno. Rappresenta la famiglia, rappresenta la comunità. È un posto dove gli americani si riuniscono per spezzare il pane. Vi sto dicendo che McDonald's può diventare la nuova chiesa americana. Nutre il corpo, nutre l'anima e non è aperto solo la domenica, amici. È aperto 7 giorni la settimana.